Proseguono i nostri viaggi alla scoperta dei pianeti dei protagonisti della domenica in maglia nera azzurra. Dopo Mazzitelli, Gaetano Masucci. Un'intervista a tutto tondo per cercare di capire meglio qual è la realtà del 26 nera azzurro. Ben ritrovati, proseguono i nostri salotti per quello che riguarda gli incontri con i protagonisti della maglia nera azzurra. Coloro che la l'ammettono, beati loro e vi fanno vivere le loro emozioni. Prosegue anche nella stranamente, casualmente, nella eh, Galleria dei Ma. Siamo, part siamo partiti con Mazzitelli, oggi abbiamo il piacere di stare con Gaetano Masucci. Gaetano, bentrovato. Grazie. grazie Gaetano Masucci. Per quello che. Innanzitutto, lei è uomo di calciatore, di numeri o no, intendo dire, si prefigge dei numeri o li piglia mano a mano che cammina? Sì, preferisco prenderli step by step. Che lei sa che è arrivato a quasi, a quasi 450 presenze da professionista. Sì, no, quello più o meno me l'ho fatto. Un, Sono un conto. Prima eh. di questo campionato erano 445. Con circa un, una novantina di gol, più sì, o meno. Sì, sì. Sta per entrare nel club dei 500 che non è frequentatissimo, non, non è ce ne sono tantissimi. No, no, eh? no, no, quello sì. Anzi, sono contento, lo pensavo l'altro giorno, perché diciamo che ho avuto un periodo in cui non è stato semplice gestire tanti infortuni in poco tempo e quasi volevo, avevo quasi pensato di smettere. Addirittura invece, sì. invece non avrei, cioè, mai avrei pensato di arrivare a 36 comunque e Di stare ancora abbastanza bene. A proposito di numeri, il 26 sulla maglia l'avrà già detto 82 no, volte, no, ma no, per me, no, non, no, per no, me va, è la prima volta. No, il 26 è nato praticamente. <coughs> io nasco con il, il, il classico 7. Cioè sì. Alla destra, sì. vecchio, quando sì. andava ancora l'ala. Quando era dall'1 all'11. Sì. Dall all'11 nasco con il 7, quindi i primi anni in B l'ho portato. Poi dopo è nato il mio primo figlio, quindi ho legato il 14, 14 marzo che è nato. Dopo, nascendo l'altra la, 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 bimba, lì va un po' in difficoltà, quindi ho cercato un numero che accomunasse un po', un po tutti e tre, diciamo, lasciando mia moglie fuori che ogni volta diceva non, non mi nomini mai, nomino anche mia Perfetto. moglie, anche se no, non c'entra <ride> a parte Perfetto. gli scherzi. Praticamente io sono nato il 26 ottobre e i miei bimbi, Anita e Alessandro, fanno l'onomastico che da noi è molto importante, certo. da noi... A, al sud, eh, il 26 luglio e il 26 agosto. Poi c'è anche il cane che è nato il 26 giugno. Quindi Perfetto, quindi l'unica vabbè, Ma quella la, la... la lasciamo da parte, che non, non, è stata nominata, non le dispiace, sì, ma certo. sta lì. Abbiamo spiegato il 26. <ride> Io, che sono piuttosto malizioso, quando vedo esultare Masucci dopo un gol, penso sempre, ecco, vedi quel suo gesto particolare: dice sono un vecchio pirata con il coltello fra i denti, oppure te l'ho picchiata sui denti. Niente di tutto questo è cuore di babbo, vero? No, è praticamente un'esultanza sì, un comunque che è stata coniata diciamo, dai miei bimbi, anche questo, ormai eh, ci dedichiamo solo a loro, giustamente. È l'unione praticamente di due, due, due gesti. gesti loro, che no? Uno è della, della bimba che, fa, facendo così, a volte dice che manda via tutti i cattivi pensieri, quindi scaccia via. Piccola, ma già Piccola, avanti, eh. Eh, avanti. avanti, avanti, si è molto più sveglia. E l'altro, invece, è, a, è l'A nell'alfabeto nell muto, diciamo, di Alessandro e Anita, quindi è, è nato così. Un piccolo gioco di memoria, Gaetano Detto Tano. Se le dico Peppino Gambardella. Cosa le viene in mente? Gian Bardella, il, il presidente no? della società, una delle mie prime società... Della Grese, Agrese, 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 che è vicino no, a, a... Sì, casa era, sua. sì, sì. Diciamo praticamente noi andavamo lì con il nostro gruppo della nostra zona, però era a Nocera inferiore. Esatto. E sì, sono un, bel, un bel ricordo. Anche perché... Quella persona. Da quella società ne sono usciti tantissimi di ragazzi sì, che sì, poi sì, hanno sì. fatto... È calcio. Una, era una società che lavorava molto... Molto bene, molto bene tra l'altro lei non credo che lo sappia però da quella società è uscito un altro ex calciatore del Pisa che si chiama Emanuele Danna mm. che no. eh, ha fatto è mio compagno suo compagno Paesano abbiamo sì. a 200-300 du metri quindi quello lo conosco quindi, molto bene quindi tutto questo è sintomo che è quella una bella terra da cui escono bei calciatori Gaetano Masucci nella sua storia è stato definito un giocatore trasversale, nel senso che si ricordano sempre tutti bene di lui, compagni e avversari perché ha lasciato sempre un marchio. Ad esempio a Sassuolo c'è mi dicono che tra i tifosi funziona così, si chiama un muro dove rimangono scritte determinate affermazioni, c'è Masu uno di noi. Eh, stessa cosa per Chiavari con quelli dell'Entella frosinone tanti attestati di stima merito più secondo masucci del calciatore o dell'uomo spero di tutte e due sicuramente uno va in campo per avere diciamo per dare il massimo e ottenere sempre il massimo di risultati a volte ci riesce a volte no però diciamo, la mia priorità è sempre stata quella di, di lasciare comunque un qualcosa di importante a livello umano di, di spogliatoio anche in giro per, per le città e quando me lo riconoscono sicuramente fa molto piacere. Ha spesso e volentieri affermato che pretende molto da se stesso e non si accontenta mai, cioè è uno di quelli che guarda sempre più avanti che non indietro, corretto? È corretto, corretto, molto, molto corretto, forse a volte anche, anche troppo, troppo, perché non, <coughs> non riesce magari a, a goderti i momenti. L'ho sempre ritenuto un grosso pregio perché mi ha fatto arrivare comunque dove, dove sono arrivato però a volte è un difetto perché diciamo che in alcuni momenti uno dovrebbe un attimo fermarsi, godersi tutto o, o comunque esaltarsi e forse quella è una cosa che un po' mi è mancata però non mi, non mi lamento. Le lacrime di Frosinone per quel pallone uscito di un nulla, l'ultima delusione in ordine di tempo sì, sì quella è una, una, una ferita ancora aperta l'ho spiegato altre volte perché so, soprattutto eh, in quel momento è, stata, diciamo, è stato l'episodio che ci ha condannato tra virgolette diciamo, non, 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 ha, non ha permesso a me ma so, soprattutto e per, per gli altri diciamo, di, di godersi e eh, comunque di provare a fare qualcosa di importante che, tutta la squadra secondo me avrebbe meritato e diciamo che cioè, ci sono voluti un po' di giorni un po di... Ancora, ancora, e ancora, brucia, per... ancora e ancora, ancora brucia bruciante. ritorno sul, eh, sull'aspetto del voglio sempre di più da me e, è questo che la fa essere un giocatore così completo perché lei segna di testa, di destro, di sinistro, di rapina, in acrobazia, in tutti i modi e non ha una ci sono qui giocatori che no? diciamo è fortissimo di testa, è un pochino meno di... lei invece è è a posto dappertutto, è figlio sì. di questo atteggiamento? No, no, quello sicuramente è diciamo, a me non mi, cioè, mi piace eh, il, che uno si, si migliori quotidianamente non, diciamo, mi piace essere un giocatore completo, so che comunque cioè, non sono magari non ho il massimo in tante cose, però cerco di fare bene un po' tutto anche a livello di gol, non ho, non ho grossi numeri però ho cercato di, di migliorarmi con il, con il tempo. Poi, con l'età, diciamo che diciamo, alcune cose le perdi, quindi se non ti adatti e non vai a raschiare il bel barile su altre cose, diciamo, ci sono i giovani che, che ti mangiano in testa. Quindi ho, diciamo, ho saputo anche adattarmi, comunque riadattarmi. Sicuramente il masucci di oggi non è il masucci di dieci anni fa, però diciamo che se ho calato diciamo qualcosa a livello magari di, di forza, di, di, di fisico così nello, nello stesso tempo cerco di metterlo da altre parti. Lei è soddisfatto di quello che ha fatto finora? <ride> Torniamo sempre allo stesso discorso. Non posso dire di sì. No, cioè, Peccato diciamo che va bene, va bene. Allora non... gliela giro sì. ha più dato o ha più ricevuto dal calcio. Ma eh, a dare ho dato, eh. però eh. Diciamo, anche, ho anche ricevuto, io penso che alla, alla fine, al di là del... Cioè, non sono uno che va indietro, che con i sé, con i mani, non si fanno niente, io penso che alla fine di una carriera, bene o male, le cose si, si, si compensino, quindi quello che uno ha avuto, secondo me è quello che uno si è, è meritato, non, non, non più, non più meno. 36 anni, forse lei è il più anziano della Rosa del Pisa. Forse. forse. Senza forse. È il babbo di tutti? No, no, no nel senso che. No nello spogliatoio? No, no per, carattere, carattere. per carattere. Perché sono ancora un, un ragazzino. Mi piace scherzare. Sono il primo che arriva nello spogliatoio nel quotidiano. diciamo Prediligo l'aspetto ludico, dai. Se mi togli lo sfottò già ho perso tanto di, di, questo, di questo mestiere ed è una parte secondo me importante che, che comunque mi fa avere questo entusiasmo anche a, alla mia età. La Serie B nelle sue varie statistiche, la Lega di Serie B ha sottolineato come il Pisa sia una delle poche se non forse l'unica di questa stagione ad aver già passato quota 10 gol fatti. Con tanti giocatori ci sono tre a testa per Marconi e Vido, due di Gucci, uno suo e uno di Caracciolo. È un merito questo, analizzando il momento del campionato, analizzando la serie B. È, una, è un punto di forza questo per una squadra? Sì, sì, è un punto di forza su cui uno cioè, cioè, deve, deve prendere spunto. Poi c'è l'altra faccia della, della medaglia che, che tutti co conosciamo. Che son, magari è quello dei. dei i gol subiti. Che sicuramente sappiamo già eh, dove ci sono, ci sono stati gli, gli errori, dove sono, è stata. magari c'è stato qualche episodio sfavorevole. E bisogna migliorare. Lei ha detto che quando finirà di giocare tornerà in Irpinia, dove sembra aver già acquistato casa nel mandamento sì, corretto? Sì, nel mandamento, sì, 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 sì. Eh, In teoria sì. Sì, anche perché se ho visto in teoria. Che, sì, perché ho visto che secondo me programmare nella vita a volte non serve tanto. L'uomo propone, Dio dispone. Un dito sì, che la trovo d'accordo. Sì, 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 perché non sai quello che ti succede, non sai anche diciamo, chi fa, chi fa le, 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 il mio mestiere. diciamo, Non sei da un, un momento all'altro sei sul, sul mercato, puoi cambiare città, puoi conoscere già gente nuova, puoi magari approcciarti con ambienti nuovi. Quindi eh, diciamo. Se posso dare un consiglio ai più, mm. ai più giovani è quello di. Che, fa, diciamo, che fanno il mio mestiere è quello di aspettare. Aspettare, aspettare. a fare qualsiasi mossa, qualsiasi investimento. Aspettare, aspettare non, non mi aspettavo che. Non mi aspettavo No, no, che, è vero. Perché Play no, cioè, re... uomo così. Concreto, eh, uomo di, di, eh, dice aspettare. Bravo. No, aspettare diciamo, il momento, sì, sì, momento giusto. giusto. Allora, Tano, è il momento di qualche domanda da casa, perché questo tipo di incontro ne sollecita sempre tanto. Fernando Orsini, grande giocatore, grande uomo che merita un futuro in società. Lei si vede dirigente dopo aver smesso gli scarpini, bah, o allenatore so. o che altro. Mi ricollego al discorso di prima, fino a un paio d'anni fa, avrei detto no, no preferisco fare altro, vorrei conoscere qua altri, altri mondi. Ora magari le dico sì, ni, non lo so, per ora non, mi godo, non mi godo, aspettiamo, aspettiamo, aspettiamo. aspettiamo, aspettiamo. Eh, Giampaolo Bonino, che consiglio si dà ai giovani attaccanti che sono in squadra che aspettano di avere un po' di spazio per dimostrare il loro valore? Aspettiamo, no? no, lavorare, sì, no è vero. lavorare con serietà eh, diciamo, durante la settimana. Quello secondo me ci ho, ho, ho sempre creduto: che il, il lavoro vaga. A volte ci vuole un, un po' di tempo, eh, però vaga. Un altro che ritorna a dire che Masucci dopo. Aver smesso gli scarpini, deve restare a Pisa. È Andrea Guelfi che dice: Seguendo l'esempio di Moscardelli. Vediamo, Ma vediamo. Mh, davvero non c'è un minimo di, di, di profumo sul prosieguo, sul, sul post-carriera no, certo. di Masucci? Un minimo. Tante cose adesso. Una voglia. Non, non, una voglia. Una voglia. Non ho una, una voglia forte. Vedo dei miei colleghi e amici della, della, della mia età che hanno già un trasporto che può essere per l'aspetto tecnico di allenatore l'aspetto di dirigenziale io non, non ce l'ho anche, anche su questo mia moglie mi dice guarda è ora che inizi a pensarci ser seriamente ci sto, ci sto pensando però Ma, non, 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 allora, non mi sono fatto ancora, ancora. Re, macrosistemi restare nel mondo del calcio o no? o, o uscire proprio definitivamente? Come dicevo fino a qualche anno fa avrei detto di ah. no, adesso e, ci sto neanche, ripensando, neanche, adesso, neanche sì, adesso ci sto pensando e sto un attimo capendo quale. Dove, è, quale, quale sì. col, po posso permettermi: col carattere che esce da Masucci, ci sono alcune cose che non sono adatte. Assolutamente. Una è il procuratore. Lei no, non no, si Il quello, quello procuratore, quello mai. l'ho Ma escluso da, dal primo giorno quello, quello mai. Allenatore, ni secondo cioè, me mi piace l'area tecnica però non, diciamo, responsabile dell'area tecnica la vedrai bene ecco, responsabile può essere l'idea che perché, ho in questo momento perché un, unisce tecnica, umanità, cosa che non è può non è essere facile. quella l'idea Daniele Bracci, Gaetano sei il migliore un combattente non molli mai e a questo proposito bisogna ricordare anche che eh, L'emblema è Pisareggiana, un recuperone su sul due radrezza, reddetta, sì. qualcosa del sì. genere, un giocatore del genere. Tutto credo. il campo di corsa, sì. così. È eh, quello è una, è una cosa che anche quello negli anni ho detto: vabbè, diventerò più, più vecchio, correrò un po' di meno. Se invece vedo che eh, il carattere è quello, penso, cioè, non credo tanto a chi dice che diciamo, uno fuori dal campo ha un carattere, e poi cambia in campo. Secondo me almeno nel mio caso si amplifica quello che, sono, quello che sono fuori e quindi pensare a volte o comunque in passato sì un domani magari faccio così, corro di meno, fate così, ho solo visto che non serve a nulla, cioè solo andare contro quello che è il mio, che è il mio essere, quindi fin, penso che fino a quando cioè ce la farò, asseconderò quello che è il mio animo. Masucci, grazie per questa chiacchierata che lo ricordo, questo spazio è sempre alla scoperta del pianeta. Uomo del pianeta e calciatore è sempre bello avere la possibilità di far uscire quello che c'è sotto la maglia. E Gaetano Masucci è uno di quelli che sotto la maglia è come sopra la maglia. Grazie, Gaetano. Grazie a voi, Piccolo regalo per chi ha l'abitudine di seguirci su YouTube. Gaetano Masucci è ancora qui, pronto a dirci di tutti i gol fatti in nero azzurro: il primo, uno chiede il più bello, il più quello che è rimasto più dentro, quello che è. è... Vabbè, è di sicuro quello di Trieste, per importanza, per il contesto, per come è, com è andata quello, è di sicuro. Quando uno va e fa gol, e poi vediamo tutto quello che ha fatto Masucci maglia nera azzurra. Quando uno va e fa gol, ci va? È una cosa che chiedo sempre agli attaccanti: ci vai sapendo che segni o ci vai e dici spero? Vabbè, ci vai con la convenzione che potrai fare gol, però è. Eh diciamo c'è sempre quella va la variabile tecnica o degli, degli avversari che possono impedirtelo però penso anche che diciamo, la gioia, diciamo quei, quei pochi secondi dopo, dopo il gol siano una delle cose per cui valga ancora la, la pena giocare a calcio Uno è lucido nei quei pochi no, secondi? Zero, zero. zero, infatti a volte io mi vergogno pure per quello che faccio <ride> perché sì, a parte questa esultanza diciamo che adesso sto facendo un po' di più perché me lo hanno chiesto i miei figli Sempre stato un. un, un cioè, ho sempre giocato di istinto. Di istinto quindi a volte per, per rivedendomi ho detto: ma che sto, cosa sto facendo? Correvo, senza senso, gesti a caso. Però Belli. è quello il bello. Sì. Ecco, una cosa carina di Gaetano Masucci è che non c'è mai cattiveria né agonistica né retropensata nei gesti di esultanza dei gol. E allora vale la pena andarsene a rivedere tutti con la consapevolezza, caro Gaetano che non saranno assolutamente gli ultimi, anzi, sono solo i primi Grazie. di tanti altri. Andiamo a vedere.